Tanta buona per tutti ragazzi, qui è Mr. Cloudark e oggi sono qui col video sulla premiere della sesta stagione di The Walking Dead. Come alcuni di voi sapranno, siamo stati invitati da Call of Duty New York assieme ad altri youtuber europei quali Rewinside, Mr. Dalek JD, Mr. Ruffle Waffle e The Graph J. Per questa premiere davvero eccezionale in quanto Call of Duty è diventato lo sponsor per la nuova stagione della serie. Se non lo sapevate ancora vuol dire che non ci seguite sul sito www.wagna.it, sulla pagina Facebook o su Twitter, il che è piuttosto grave. Ma andando avanti, cosa siamo andati a vedere nella Grande Mela? Per iniziare giovedì ho potuto scambiare due chiacchiere con alcuni attori del cast di The Walking Dead. Nello specifico i personaggi presenti erano Abram, Greg Nicotero, Aaron, Deanna, Morgan, Sasha, Glenn, Daryl e Rick. Grazie a questi minuti passati assieme abbiamo potuto farci raccontare qualcosa da loro, scoprendo qualche piccola chicca sulla serie e sulla stagione. Per iniziare, la sesta stagione si è già aperta con un episodio piuttosto particolare, ma tutta la stagione sarà unica in quanto gli attori hanno dato il 200% per mantenere un livello di qualità sempre altissimo e questa nuova stagione è stata definita come la più intensa di tutte. Inoltre, parlando della serie, abbiamo chiesto al cast una spiegazione sul successo ottenuto finora, scoprendo che la chiave è la possibilità per ogni fan di impersonarsi in almeno un personaggio della serie, facendo così diventare le avventure di The Walking Dead le proprie avventure. C'è stato anche tempo per parlare di temi caldi come razzismo, omofobia e molto altro, facendo trapelare come nella società post-apocalittica di The Walking Dead non ci siano più buoni o cattivi. Ormai ci sono solo persone che hanno superato il confine e persone che non l'hanno ancora fatto. Confini personali dettati soltanto dalla personalità di ognuno. Terminando con le domande abbiamo chiesto ad Abram, Glenn e Daryl quale potesse essere il finale migliore per la serie, facendoci sapere che una battaglia infinita tra vivi e morti sarebbe il modo più interessante per portare avanti questa storia. In ultimo, come chicca, sapete che si parla di 83 ore per The Walking Dead alla fine della sesta stagione. Conclusosi questo evento speciale, abbiamo dovuto aspettare fino alla sera successiva per recarci al Madison Square Garden, dove oltre agli attori già citati erano presenti anche Gabriel, Eugene, Tara, Rosita, Michonne, Maggie, Carl, Carol, Beth e Shane. Assieme a noi erano presenti circa 20.000 fan per questa prima visione mondiale, numeri davvero da capogiro. Ovviamente qui c'è poco da dire. Se siete veri fan della serie non vi sarete sicuramente persi la prima puntata uscita lunedì su Fox, puntata che ha già caricato tutti i fan sparsi per il mondo. In mezzo a questi due eventi ovviamente non sono mancate le possibilità, sempre grazie a Call of Duty e Activision, di visitare New York. Infatti come avrete già visto abbiamo sorvolato in elicottero tutta la città, siamo stati al 70° piano del Rockefeller Center e ci siamo concessi anche un po' di shopping. Che altro dirvi? Sono stato davvero felice di aver avuto questa possibilità ed è solo grazie a voi se oggi posso portarvi questo video. Noi di Wagna stiamo facendo il massimo e a breve vi porteremo tanti bei progetti, quindi restate sempre sintonizzati, lasciate un bel mi piace e un commento e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Meine Freunde, wir haben gerade einen